Monsieur, sehr geehrte Damen und Herren! Signorasi, signores! Signore e signori, buonasera! Buonasera a tutti, carissimi amici web radio ascoltatori e web tv spettatori di Radio Science. Siete pronti? Bene! E allora, mettetevi lì, pur comodi, perché sta per iniziare una nuova puntata de I Due Compari più Uno, la storica trasmissione in diretta web dei lunedì sera di RadioScience.it, giunta alla sua settima edizione! Come sempre, dalle ore 22 circa, dalle 10 di sera dunque, orario italiano naturalmente, il vostro Gianluca che vi sta parlando, Priscilla, il grande Saiuz in persona ed il nostro testa di caso, Ugo, in aiuto e pure di supporto anche alla regia di Saiuz, vi terranno compagnia per una buona oretta all'incirca, quindi fino alle ore 23, anche con i loro ospiti, che magari di volta in volta saranno presenti qui in diretta in trasmissione con noi. Vi ricordiamo inoltre che tutti i nostri programmi di Radio Science sono sempre a vostra disposizione e li potrete come al solito riascoltare e rivedere in podcast sul canale YouTube di Radio Science, nelle nostre varie pagine qui nel web, in particolare nel sito di Radio Science e sulla pagina Facebook e quant'altro. E nella fattispecie poi I Due Compari più Uno vanno anche in replica qui su Radio Science tutti i giovedì pomeriggio. Ah, e per quanto riguarda i nostri contatti invece, con la possibilità magari di scriverci nonché di intervenire pure qui in diretta con i nostri ospiti presenti insieme a noi, o addirittura, perché no, per venire pure voi stessi come ospiti in una nostra puntata, li trovate, indovinate un po' dove? Ma sì, su www.radioscience.it. E allora, carissimi amici web, finalmente si parte, che la diretta del lunedì sera di radioscience.it ora abbia inizio con I Due Compari più Uno. Via! E buonasera a tutti carissimi amici web radio ascoltatori e web tv spettatori di RadioScience.it. Siamo in diretta, 22:08 minuti primi, un pochino in ritardo, ma a noi non importa, perché qua stiamo tagliando la torta, facendo i festeggiamenti, in quanto questa volta facciamo un'autocelebrazione, ovvero quarta puntata di questa settima stagione, settimo anno che andiamo in onda. E 7 anni fa, il 31 gennaio, lunedì 31 gennaio, quindi quasi quasi ci siamo, di 7 anni fa partiva qui su Radio Science, che all'epoca era Science Web Radio, Science Web Network, partiva questa trasmissione in diretta appunto dei Due Compari, che all'epoca poi ricorderemo qual era il titolo un po' contorto e anche un po' giocoso. E quindi stasera grandi festeggiamenti qui con voi, il vostro Gianluca vi dà il benvenuto, un caloroso ben ritrovato, un ringraziamento a tutti coloro che ci ascoltano da tutto il mondo e coloro che demandano il nostro segnale. Passo subito la parola a Priscilla. Ciao Priscilla, buonasera a te. Ciao Gianluca, buonasera anche a te e buon anniversario. Io non c'ero ancora, però anni. Non me lo ricordo. Sette anni è il settimo anno del... Sai che cos'è? Che era in fascia la Priscilla per questo. Oh, la signora Dalgisa che doveva accompagnare Saiuz, che ancora non è arrivato, che quindi è storica personaggia di Radio Saiuz. E Priscilla, no, non c'eri, sei arrivata dopo, però i 7 anni è il settimo anno, quello della crisi, no? Di solito si dice in una coppia, esatto. Di matrimonio. Questo chissà che anno sarà. E spero che non siate in crisi, perché poi sono arrivata io. No, ma sei arrivata prima, no, del settimo anno, quindi... Sì, sono arrivata prima. Adesso non so neanche da quant'è che in realtà sono con voi, sarà 2 anni forse, non lo so. Abbiamo perso il conto, sai. Chiedetelo all'INPS. Quindi... esatto. Ai sindacati.
Bene, allora io mi prendo la parola perché vedo che Gianluca questa sera è un po' moscio moscio. Sai che sapete sì, che Gianluca, cos'è? Questa sera quella panza sua. Che vanno. Quella panza sua si è un po' sgonfiata, ma Gianluca insomma è giustificato perché è di salute precaria, insomma, lui ormai insomma è un po' andante, insomma. Non si può mai sapere che cosa gli capiterà uno di questi giorni, questa salute. Oddio, uno starnuto, uno starnuto di troppo, si passerà. Questa puntata celebrativa, io non mi ricordavo neanche che fossero passati 7 anni, caro Gianluca, pensavo forse di meno, di più, non lo so, insomma, non ho fatto i conti. Comunque è bellissima perché è la prima trasmissione doc nata, si può dire... Eh sì. Con Radio Saiuz come radio e poi dopo, no, prima come web tv, poi come radio. Noi abbiamo fatto il discorso inverso, Gianluca, se ben ti ricordi. Perché sì, lo dicevo sempre, è strano, no? È strano. Quindi insomma, ce la siamo cavati, dai, ce la siamo cavati con questo provvisoriamente i due compari più uno, te la ricordi? Più uno. Il nome anzi, abbastanza provvisoriamente lungo. I due compari. Caro Saius, perché il più uno arrivò quando venne Luca. Quando venne Luca, giustamente. Arrivò Luca neanche dopo un anno, un paio d'anni nemmeno, e diventò provvisoriamente i due compari più uno. Provvisoriamente, poi come spiegammo, era proprio perché provvisoriamente non avevamo un titolo vero e proprio. Mi inventai questo titolo, i due compari, era perché era una chiacchierata tra me e te, Saius, più uno perché venne Luca. E poi c'era anche tutta un sottotitolo contorto, ovvero cos'era? È vero, dobbiamo andare a pescare le vecchie trasmissioni, insomma, per poter ricordare. Nascerà, sì, dalla profondità delle nostre cavità orali, insomma, c'era una cosa un po', diciamo, non dico scimmiottando, ma era un po' in maniera ironica, come usava fare anche qualche comico e qualche anche di testa, qualche brillante genio televisivo, quale fu chi c'era, mi pare che era Arbore o altri ancora, che magari giocavano con i doppi titoli. E quindi questa era la prima trasmissione, sarebbe bello poter sentire la prima andata in onda il 31 gennaio del 2011 con i nostri potenti mezzi dell'epoca, vero Saius? Ma all'epoca no? Insomma sì. All'epoca diciamo è passato tanto, no, non sono riuscito. No, comunque interrompo un attimo per dirvi che vai. Stanno dalla chat Clara e Federico, quindi salutiamo i nostri ascoltatori comunque affezionati, no? Perché poi ci sono anche gli ascoltatori, no? Che comunque festeggiano questo anniversario con noi. È vero. È tanto vero, certo. Quello che dici. Vedi, c'è Dal Gisa pure che festeggia con noi. Dal Gisa fu una delle prime badanti di Saius, forse l'unica, anche perché non se ne possono avere tante che resistono al suo modo un po' pesante. E naturalmente ringraziamo anche Marco, che solitamente era un grande, appunto, amico mio, ma che ci seguiva sempre, grande affezionato. Quindi un saluto a Federico, giunto in quest'ultima edizione, in quest'ultimo, diciamo, puntate, e alla Clara, che è anche la storica ascoltatrice di Radio Saiuz. Naturalmente io adesso direi che la serata si svolgerà un po' sulla falsariga di come abbiamo fatto con Alfredo, che lo chiamo quasi subito in causa quando ci fu l'anniversario della sua trasmissione, e anche per raccontare un po' quello che Radio Saiuz fa, perché oltre ai due compari, che fu la prima trasmissione in diretta web, o una delle primissime ad hoc, come ha detto Saiuz o Rosario poco fa, nata con l'idea di fare due chiacchiere e poi anche di quella di dare spazio, come veramente fa Rosario, a tutti gli artisti, da qui dopo l'evoluzione che abbiamo avuto. E chiamo quindi in causa Alfredo, perché è anche una festa che vogliamo fare coinvolgendo tutti i nostri amici e collaboratori, coloro che diciamo così fanno parte anche dello staff di storico, tra l'altro Alfredo, prima ancora di me, di Radio Saiuz, e salutandolo e dandogli il benvenuto per il festeggiamento insieme a noi questa sera. Ciao Alfredo. Grazie, gratissimo Gianluca, e mentre parlavi mi ricordavo le nostre vecchie avventure radiofoniche, allora itineranti, perché le facevo dove mi trovavo a lavorare, di sera alle 10 con il Riccio Incazzato, sì, che è stata la prima trasmissione che ho fatto, la prima sequel proprio. Non mi ricordo neanche che giorno andavi in onda, ma penso al sabato sera, credo, ma non lo so.
e era un po' simile, indubbiamente, essendo lo stesso staff, ma anche tu giustamente perché sei eravate scappato, tuo rosario. preso da orrore, sei scappato, sono rimasto con un Sancho Panza sempre così demoralizzato. Più panza che Sancho, insomma. Esatto, più panza che Sancho. E infatti Don Chisciotte e i mulini a vento che ho preso a fare dopo il mio intervallo ospedaliero e poi la continuazione del riccio incazzato. Non riusciamo mai a avere un attimo di pace, un attimo di serenità, perché la nostra storia italiana, e non solo quella, è sempre un'amalgama di brutte notizie e di brutta gente, più che altro, che crea brutte notizie. Comunque furono anni in cui ci divertimmo molto utilizzando questo mezzo. Io e Rosario eravamo abituati ad altri mezzi, ai mezzi di radiofonia privata, possiamo la chiamare così, amatoriale, e invece qua si raggiunge simultaneamente più gente e ci si diverte ancora di più. È entrata la nostra maxi redazione di Bari. Sì, sta entrando Alfredo, sta entrando. Io nel frattempo volevo salutare anche Massimo Bonella. Ah, certo, Massimo. Sì, infatti adesso volevo dare spazio un po' a tutti, anche con loro, perché adesso facciamo una festa un po' insieme, parlando anche di quelli e dando anche spazio alle altre trasmissioni del network. Ricordiamo che poi dai due compari sono poi nate di riflesso, naturalmente non scopiazzando, ma perché anche degli ospiti che avevamo li passavamo anche ad altre trasmissioni, sono nate anche varie altre rubriche trasmissioni, tra cui quella dei libri, Liberi e Orizzonti, che questa sera non abbiamo qui con noi le presentatrici dell'epoca, però per dire c'era anche lo spazio culturale, oltre ad Alfredo con il riccio incazzato, il vaso di Pandora, quando scrivevi, mi ricordo... Ah, sì, è vero, hai ragione. Cioè, di cose ne abbiamo fatte di acqua sotto i ponti, ne è passata, vero Saiuz, caro? E comunque la storia del network, le persone che ci ascoltano la possono vedere, riascoltare attraverso YouTube, questo grande portale, certo. No? Insomma, dove abbiamo messo quando più possibile tutte le nostre trasmissioni, quindi nulla osta questo. Ad andare a vedere le altre cose. Io ricordo poi anche bellissima la trasmissione, o meglio, la rubrica di Saiuz, due chiacchiere con Saiuz e poi chiacchiere al Parlamento, in cui Saiuz, nelle sue versioni, diciamo così, un po' personali, ci raccontava molto anche spesso. Sprolochiava sulle cose, quindi anche su temi più importanti, più seri, perché i due compari vuole essere una chiacchierata che poi è volta anche a dare spazio un po' a tutti. E da qui sono nate altre varie cose. Quindi Alfredo Prezioso, fosti tu in tempi non sospetti, come piace dire agli aziendalistici, in cui praticamente lo dico, chi vuole cogliere colga, altrimenti non colga, tanto non cambia nulla. Non colga, devo dire che Rosario. Esatto. Eccoci. Ecco qua. Buonasera ragazzi, Ugo, eccoli qua con noi. Ovviamente, riprendendo il tuo discorso, Gianluca, è proprio così. Non so ancora non mi ricordo quante puntate abbiamo fatto di questo Don Chisciotte e i mulini a vento. E i mulini a vento sono tutte le cose belle o brutte che noi incontriamo, come incontrava Don Chisciotte lungo la sua strada, e mi sembra che stia ottenendo, questo non lo si sa, perché i risultati l'Auditel Rosario lo tiene nascosto, non è possibile accedervi, però dall'inizio che dovevamo tutti i martedì inventarci o comunque trovare un fil rouge per poter fare la trasmissione, adesso gli
gli ospiti abbondano veramente e bisogna gestire il palinsesto in maniera più oculata. Per finire vi voglio ricordare una piccola chicca, un termine che odio, chicca. Io odio la parola chicca insalatona. Sono due parole, ma a volte, questa volta è stato proprio un lapsus freudiano. E domani sera avrò come ospite una mia conoscenza di molti, 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 molti anni fa. Non dico quanti perché è irriguardoso verso una signora. È una cantastorie, è un avvocato già in pensione, però ha tutta la vita passato con la chitarra in mano a raccontare storie, e quindi è un aspetto nuovo, diciamo nuovo, molto antico, ma poco conosciuto della musica dei giorni nostri. E fra le altre cose, e questa è veramente la notizia interessante in cui noi parleremo, è una pronipote del grande poeta italiano Giovanni Pascoli. Quindi però parleremo sia della sua esperienza di cantautrice, ma anche la sua esperienza, i suoi interessi per la storia del poeta e per la sua poetica. Io ho detto tutto, caro Gianluca. Grazie, io ti ripasso la palla, perché se no sono come te, è come il come si dice, l'organetto che bisogna metterci 5 soldi per farlo partire e 1000 euro per farlo smettere. Bellissima questa. Ma io, sai, sono migliorato o peggiorato a seconda, quindi mi vado molto più spedito, parlo meno. E quindi, bene. Alfredo, grazie, è stato un vero piacere anche per me personalmente, anche per me molto. Con l'occasione ti mando un abbraccio, perché anche a te ricambio con affetto. Ah, posso dire l'ultima cosa? Che certo. Ultimamente ho un sodale, perché la ragazza è timida, non partecipa mai, e Ugo Lombardi, che mi affianca sia con la sua esperienza di medico, ma anche con la sua simpatia, condividiamo le chiacchierate. Chiuso. Grazie. Grazie. Bene, io ti passo la parola, anche perché appunto volevo salutare, che li ho già visti, in modo che non li teniamo qua trattenendoli a lungo, Antonella e Ugo, che sono collegati con noi. Ciao ragazzi. Ciao Gianluca, grazie, ciao. Buonasera, ciao. Intanto per me è un grande... Sì. Prego Gianluca. No, dimmi pure, poi te lo dico. Sono solo perché Antonella mi lascia sempre da solo, così, in balia del web. E quindi questa circostanza mi è utile naturalmente per salutare te e salutare tutti. E che dire, insomma, sono contento di quello che ha detto Alfredo, insomma, una radio che si interessi del sociale, con tanti personaggi che si muovono in ogni direzione, credo che faccia non può che far piacere, insomma. Abbiamo la possibilità di toccare ogni singolo tasto di quello che accade nel nostro quotidiano, e magari possiamo anche permetterci il lusso di vederlo a modo nostro e non con una velatura che alcuni vogliono metterci ad ogni costo, insomma. Hai perfettamente ragione. Quindi è una fortuna che possiamo metterci, insomma, questa priorità. Io vedo che le notizie che ci arrivano non sono sempre, anzi quasi sempre non sono veritiere, quindi hanno bisogno di essere un po' sfoltite, ma artatamente ci sono inviate in questo modo, perché poi magari ci si fa una falsa opinione di quello che uno dovrebbe cercare di farsi, perché fa comodo quindi al potere avere questo tipo di uditorio. E noi siamo riusciti, credo stiamo riuscendo, grazie alla grande presenza di Rosario, anche oltre che a tutti i collaboratori di questa radio, stiamo riuscendo a fare qualcosa di nostro, insomma, di
di genuino, ecco, almeno questo possiamo dirlo. Gianluca, non so che altro dirti. No, io volevo dire invece, caro Ugo, che finalmente ci conosciamo, fra virgolette, in maniera virtuale via web, perché ovviamente io vi ho sempre sentito nominare, sapendo la collaborazione che avete con Rosario, con Saius Storica. Purtroppo non c'è stato mai modo di incontrarsi o vederci, però mi fa piacere che con questa occasione dell'anniversario dei 7 anni di questa trasmissione, appunto, invitandovi a partecipare anche a voi, parlando anche dei vostri spazi qua con Saius e in generale, abbiamo avuto l'occasione di, fra virgolette, vederci e conoscerci, nonché parlarci, finalmente, dopo anni, perché spesso accade che magari, sai, si collabora con lo stesso network, si fanno trasmissioni, però non c'è magari possibilità di incontro o di, come si può dire, uno scambio reciproco, per cui per me è un grande piacere, anche un onore. È reciproco, Gianluca, è reciproco. Grazie. Avendovi sempre sentito nominare anche da Rosario, ma ovviamente sapendo che fate parte del nostro palinsesto o comunque delle collaborazioni. Sai, sono quelle occasioni come quando ci si incontra con degli amici a cui non hai avuto l'occasione di fare gli auguri, no? Di Natale, ma a me viene spontaneo dire, beh, insomma, noi non abbiamo bisogno di farceli, perché quando non ce li facciamo sono ancora più genuini, no? Giusto, è vero, perché in quanto veri io chiamerei, scusami Ugo, e tanto poi ci saluterai. Grazie. Antonella, non so se ci raggiunga o meno. Priscilla, temo di no perché è impegnata lì nelle cose, nelle faccende sue, e credo che oggi non abbia molta disponibilità. Okay, quindi mi ha incaricato di dare i suoi saluti, insomma, di salutarti. Vabbè, se magari tra una faccenda e l'altra passa di là, ce lo farai sapere, ma comunque non ti teniamo tanto, anche perché Priscilla, ti volevo richiamare in causa perché ti sento là in un cantuccio, anche perché poi storicamente poi arriviamo a Luca che è là in attesa e lo disturberemo, però per qualche c'è una cosa lo chiameremo. Gianluca, volevo entrare, sì. Una cosa, cioè, dopo tante informazioni, non parliamo dell'informazione che diamo a livello, diciamo, giornalistico, sì. So che tu te lo vuoi conservare per ultimo, come... però me lo devo conservare per ultimo, perché Alfredo dice che è la fisarmonica che dopo ci vuole 1.000 euro per spegnerla, ma anche Massimo Bonella in a tal proposito, diciamo che è uno scontro tra titani ed è una guerra impari tra di noi tre, quindi devo dire che non scherza neanche lui. Me lo volevo riservare per ultimo, e intanto anche per non tenere qua Ugo naturalmente con noi più di tanto, salutiamo anche l'altro Ugo, il nostro, diciamo, il testa di caso che è alla regia, ringraziandolo come faccio ogni volta per coadiuvare Saius e caro Rosario, che dicevo a Priscilla, appunto, la chiamo un attimo in causa perché dicevo, naturalmente questa trasmissione poi si evolve nei vari anni, ha sempre diverse band e artisti vari come ospiti, dando sempre nel libero, diciamo così, come si può dire, non spazio, però nel libero scambio reciproco, dando spazio vero ad artisti, senza pubblicità, senza introduzione, facendo questa chiacchierata, facendo fare pubblicità poi agli artisti stessi che vengono gratuitamente qui da noi. E Priscilla, appunto, sopraggiunge negli ultimi 2-3 anni, dai Prisci, stiamo così, di manica larga, e naturalmente la ringraziamo anche. Esatto, ti ringraziamo anche perché, appunto, poi io con le mie varie vicissitudini di vita privata, purtroppo, e anche professionale, magari col teatro e quant'altro, diciamo che poi è rimasta Priscilla con Luca, e adesso Luca ci ha abbandonati per andare poi in un'altra trasmissione di cui parleremo tra poco con lui. Cara Prisci, tu cos'hai da dirci? Sei stata allora, in un cantuccio lì. Ho da dirti che Federico ha già fatto una domanda, ma non saprei proprio come rispondere. Io te la giro questa domanda. Vediamo se ci sarà mai. Ci sarà mai la possibilità di vedere intrecciare il network inteso come ospiti, o meglio collaborazioni tra i vari programmi? Non so. Non ho capito, ci vuoi pensare? Priscilla, non ho capito. Ci sarà mai la possibilità, però a scandire meglio, di vedere intrecciare il network inteso come ospiti, o meglio collaborazioni tra vari programmi? Penso che intenda appunto collaborazioni tra ospiti e vari programmi. Sì, bella domanda. Come scambio, Federico, magari di conduttori, come scambio di ospiti, non so, in qualche modo di vedere collegato. Questa è la domanda, la gireremo a parte a Saius,
in quanto il titolare, nonché il direttore, nonché il responsabile, ma al presidente, al presidente, al direttore, a Luca, quando tra poco arriverà. Ma intervengo io un attimo, Gianluca. In effetti c'è già un esperimento del genere, perché Alfredo prima parlava di Ugo, che insomma è nella, che interviene il martedì nella trasmissione del Don Chisciotte in avvento di Alfredo, quindi come vedete è già qualcosa è nato, no, nel network. Ovviamente sono cose che si fanno con calma e piano piano, perché bisogna anche capire i tempi di ogni persona, no? Perché essendo tempo che noi regaliamo, quello, regaliamo agli ascoltatori, perché mettiamo a disposizione dei nostri ascoltatori il nostro tempo libero, per questo si può fare. Però sono cose che noi non prendiamo sotto gamba. Ti è piaciuto questo, Gianluca? Sì, bello. Mi ricorda la gamba quando Anatolia, no, quella non è il tavolo, la gamba è il tavolo, di Gianluca. Mi ricordano i bei tempi di Anatolia, che salutiamo da dove ci guarderà e ci ascolterà abbaiando dall'aldilà. Sì, no, ma infatti, ma rispondendo a Federico, sarà ed è così, è già nei nostri, naturalmente, come si può dire, progetti e programmi, però come diceva Saiuz, ribadisco, è un problema prettamente di tempi di ognuno di noi. Siamo qui a titolo ovviamente gratuito, pseudo tale, quindi per quanto poco è ovvio che in base agli impegni, già fare una serata così che pare una cavolata ci impegna parecchio di energie e di studio, di lavoro che c'è dietro, di preparare una trasmissione, per cui figuriamoci poi avere anche altri giorni della settimana impegnati, sebbene è bello sì avere uno scambio tra trasmissioni. Non volevo parlare solo io, volevo lasciare la parola a Priscilla e a Saius, io magari mi eclisso anche in un angolo, in un cantuccio. Ugo, sì. Naturalmente anche tu sempre benvenuto qui da noi quando vuoi venire. Grazie. Certo, è uguale per voi, Sì, mi fa piacere. Anzi, devo dire che le vostre trasmissioni mi interessano molto per il sociale, anche perché è un argomento che a me storicamente piace parecchio da sempre, anche viste le mie origini, no? Quindi, per quanto poco, qualche volta magari, non dico interverrò, ma mi farò presente vivo quando riuscirò. A me farà molto piacere, certo. E lo stesso vale per voi, se volete. Grazie. Anche una puntata dei due compari. Intanto giochiamo in casa, no? E quindi certo, quasi certo. E quindi certo. non è un problema. Va bene, dai, ti lasciamo libero d'andare. Grazie. Colgo l'occasione per salutare tutti, Massimo, sì. Rosario, Alfredo. Grazie. Saluto te, ti auguro, ti faccio tante belle cose, tanti auguri e insomma, arrivederci a presto, Priscilla, tutti quanti voi. Grazie. Oh. Grazie della vostra ospitalità. A presto. No, grazie a voi. Ciao, un saluto da Antonella. Grazie. Ciao, buonanotte e a presto. Ciao Ugo, grazie. Ciao, grazie. Ciao. E ricordiamo appunto che Ugo, Rosario, se vuoi dillo tu, certamente. Quando vai in onda, ecco, ricordiamo anche le altre trasmissioni. Le trasmissioni che conducono Antonella Intrenò e Ugo Lombardi vengono trasmesse in diretta il mercoledì alle 18.30 con Spazio Aperto e alle ore 22 con Osservatorio Antimafia. Ovviamente queste due trasmissioni c'è sempre la presenza di Massimo Bonella, il nostro carissimo Massimo Bonella, il nostro direttore del TG, del telegiornale, del giornale che è Massimo Bonella. Esatto. Che e io ma sempre Bonella, presente in queste trasmissioni. Ma lo perché per il finale? Perché... No. E queste due trasmissioni. Che dopo abbiamo tutta La seconda trasmissione. L'Osservatorio Antimafia è in collaborazione con una rivista online che si chiama Antimafia 2000. Con questo è tutto, esatto, ti rigiro la palla. Ti ringrazio, Saius, perché voglio arrivare al crew, diciamo alla persona che mi piace di più, insomma, per ovvi motivi storici e anche di affezionamento da parte mia, al nostro Luca, che appunto lo vedo già qua collegato in diretta con noi. Ciao Luca! Ma buonasera caro Gian, buonasera Priscilla, buonasera a Ugo Lombardi che è appena andato via, Alfredo Stori, ovviamente lo snello Saiuz e ovviamente a testa di caso che, come dico sempre durante la diretta del giovedì, c'è ma non si vede, perché anche questo è importante, di testa di caso.
è questa figura un po' mistica, se vogliamo. sì, e talvolta neanche si sente, esatto. Innanzitutto, Cristian, farò il consueto complimento, quello, sai, quello che gratuito che si fa all'inizio, e complimenti per aver organizzato questa serata, caro Mancuso. La presidente dentro da lei. mi posso, esatto, soprattutto guarda, mi hai fatto perdere la puntata del lunedì su Sky. No, vabbè. Gli amici stanno partendo altrove, giustamente. No, scherzo a parte. Scherzo a parte, io non so per quale motivo, Gian, questa sera sarai tu, evidentemente, e arrivo, almeno vi sento incredibilmente bene. Cioè, durante le mie dirette c'è un casino tutte le volte, non si capisce niente. È sempre, gli ospiti non li sento mai. Questa sera sento tutti perfettamente. Cioè, Gianna, questa è la digital radio, come dicono. Ospiti, tra l'altro, ricordiamo, così citiamo anche la tua trasmissione che va alla grande, e sono contentissimo. Ho una trasmissione. Non lo sapevo. Come quale? Che gioca in casa nel web di Facebook, ovviamente, che è Social Evolution. Non un social network, come hai detto tu una volta. Social network, esatto. Come mi veniva le prime volte, poi fatti la pubblicità e sbagliata pure. Che ricordiamo, esatto, va in onda il giovedì sera con Luca. Ecco perché Luca, diciamo, in questo percorso dei due compari più uno dopo pochi anni, ed ecco che adesso dell'ultimo anno ci ha un po', fra virgolette, abbandonato, perché il giovedì c'è questa, diciamo così, trasmissione di grande successo, diretta live anche quella di Radio Science. Importante, grazie Luca, per il grande successo. Sì. Beh sì, è vero, insomma, ha un buon ha un ottimo riscontro di pubblico, ecco, si dice così, aziendalmente parlando, no? Esatto, per cui ricordiamo agli amici radio ascoltatori e web tv spettatori, giovedì sera dalle 22 su Radio Science c'è questo appuntamento dove si parla, caro Luca, delle pagine dei social network Facebook che hanno appunto maggior successo, sì, oppure come nasce una pagina, come viene sviluppata, e naturalmente si dà spazio agli autori, sì, di questa pagina durante la serata. Diciamo che lì, un pochino come facevamo, cioè, prendendo spunto, se ben ricordi, cosa che voi fate ancora chiaramente lunedì sera, che conoscevamo questi artisti, noi cosa facciamo? Conosciamo il giovedì degli artisti però del web, che appunto hanno creato pagine o comunque aggregatori di persone, di fan, che per vari motivi, magari in base all'argomento trattato, appunto andavano ad arrivare a tante persone, veramente numeri notevoli. E quindi, partendo da questo, è bello come abbiamo avuto modo di conoscere, noi siamo quasi, credo, a 20 puntate, ma ho perso il conto. Dopo la pausa natalizia ho avuto un tracollo dove siamo stati tipo un mese e mezzo senza mandare nulla, se non le repliche, e dove sempre una vita, sì, mandavamo repliche di Ferragosto, roba così, e adesso finalmente siamo ripartiti giovedì scorso, e che belle cose, perché insomma abbiamo anche cercato di dare con questo nuovo anno un taglio un po' diverso, no? Conosciamo non solo le pagine, ma anche proprio le persone e il loro background, le loro storie e quant'altro. Quindi dai, stiamo andando benino. Poi, come tu pensai, dopo un po' che io sono in una trasmissione la devo cambiare, quindi probabilmente adesso troverò qualcuno a cui dare Social Evolution e farò qualcos'altro, come ormai. Qualcos'altro, esatto. Naturalmente i due compari non ci pensi più, è un caso che ti abbiamo qua stasera, anche perché, come dicevamo, sì, come dicevamo rispondendo a Federico, anche il fatto di avere un connubio, comunque una, come si può dire, uno scambio, come diceva appunto Priscilla prima leggendo il messaggio, tra trasmissioni comporta comunque una maggiore fatica anche da parte nostra fisica, no? Di presenza, di stare dietro a tutto, quindi anche questo ti assorbe il giovedì, è ovvio che lunedì non potrai più essere dei nostri, se non poi come diceva anche la pubblicità del Kinder Cereali, bisogna anche vedere cosa c'è dietro, perché di fatto dietro dei programmi no, le pubblicità noi tanto non ci pagano, quindi le possiamo dire, appunto, voglio dire che proprio presidente, proprio da lei.
una caduta di stile così. Quello, c'è chi ha il potere di, no? E praticamente no, la cosa bella è che effettivamente dietro ci sono tanti lavori, nel senso che al di là del grande grosso Saius che fa tanto, anzi quasi tutto, potremmo dire. Anzi, è lui. Esatto, io lo ringrazierò a vita. Esatto, tu e Priscilla state facendo un grandissimo lavoro, secondo me, in questo, diciamo, due compari più uno 2.0, se vogliamo. In queste effettivamente settimane. No, perché comunque vedo che c'è. Dai, mi piace molto questo. Diciamo questo connubio che avete creato, complimenti. Vabbè, non ho fatto i complimenti a Colombardi perché adesso chiaramente ha dovuto passare il testimone per questa sera, però effettivamente stiamo mandando bei programmi su Radio Savitz, secondo me, e non lo dico perché sono il presidente, no ma semplicemente e merito. No, ma anche... Esatto. Ma anche perché difatti, proprio perché vedo, e anche la rete pian pianino sta vedendo che i contenuti ci sono, il lavoro c'è, e ognuno chiaramente nei suoi spazi, col suo tempo, lo sappiamo tutti come funziona, e stiamo tra poco faremo veramente una bella iniziativa che adesso non anticipo nulla chiaramente, ma tra pochi giorni secondo me partirà questa nuova iniziativa che tra l'altro Gian ti vedrà in qualche modo protagonista, e tu neanche sai di cosa sto parlando, questo è bellissimo. Esatto. ma presidente, mi pare di essere, sai, con altre presidenze, ma lei quando annuncia queste cose a reti unificate ci vuole, ecco, Saius. Ed ecco Bruno Vespa, ecco, è diventato Bruno Vespa adesso. Esatto. Mi dispiace, presidente, Saius non può più fare dal Giso perché lei gliel'ha vietato. Però hai fan, la Gisa, le posso garantire che ha i suoi fan e non sono pochi. Allora Gian, devi sapere che il grande grosso Saius durante i giovedì sera sempre allo stesso orario alle ore 22:35 il sottoscritto faccio sempre la stessa identica domanda a Saius. Dopo 30 minuti di chiacchierata con l'ospite dico: Saius, ma cosa ne pensi di questa pagina Facebook? E lui tutte le volte ci mette 8 secondi per rispondere, non sto scherzando, perché no, ha il microfono staccato, oppure sta pensando ai fatti suoi semplicemente, e tutte le volte mi fa, cioè, questa pagina, e in quel momento sto andando a guardare, prende la prima cosa che vede e dice: ma cosa volevi dire con quella pubblicazione? Giuro, sì, è vero. Ed è bellissimo perché è vero che tu alle 10:30, 10:35, dopo mezz'ora, domanda, ma sempre sai, sempre cosa ne pensi? Sì, cosa ne pensi, Saius? Ma sempre quella, non è che... E poi sempre a quell'orario, per cui lui dovrebbe già aspettarsi. Però devo dire, caro Luca, lo dico adesso perché abbiamo avuto la settimana scorsa come ospite Judy, devo dire che Saius, in questo fa vedere il suo grande spessore, ci ha fatto fare un gran figurone. Veramente, rido, ma non c'è nulla da ridere perché l'argomento era serio, anche se poi l'abbiamo trattato con la giusta serietà, ma anche la leggerezza nostra, per cui è andato via anche così, insomma. E devo dire che Saius ha fatto un figurone, perché si era studiato le pagine che parlavano della sclerosi, sapeva i vari eventi che c'erano di qua, e le cause, le concause, che ne sapeva più di noi, messi insieme, per cui l'aiuto ha detto: però vedi che bravo Rosario che si interessa. E io ho detto: grandioso, Saius è un grande su questo. E tu dentro di te hai detto: mannaggia, si è giocato il bonus dell'anno, e adesso per tutto l'anno non c'è. Ma forse anche il bonus del settennio, oserei dire, perché settennio, esatto. Con un argomento così importante, lui che alla fine sembrava lui il dottor oncologo, non lo so, sembrava il professore venuto dall'America, e noi sembravamo, sai, comunque, caro Luca, sì, devo dire che grazie sempre a Saius, adesso torniamo in noi, perché grazie a lui, come dico ogni volta, qui c'è sempre una puntata, esiste questo network, appunto dei primi esperimenti, poi ricordiamo che è nato tutto con le guerre di lui, per appunto. Chiedo scusa a Gianluca, ecco, Gianluca? Sì? Sta arrivando con un fischio fortissimo. Bravo.
Perfetto. Sta arrivando Massimo, quindi Luca, dicevo, grazie sì, sempre sì, a Saiuz. Grazie a Saiuz, perché permette, ovviamente, come dice anche tu, è lui la colonna portante, tutto il tempo assolutamente di Siderica, anche di me stesso. E questo fruscio, scusatemi. Allora, ecco, se ragazzi, un attimo solo, vi saluto, perché sentir parlare del male del mio amico mi addolora il cuore. Ma non è che se pensa cosa ne dico io a lui, è roba da ridere questa. Ok, io spero che mi ascoltiate domani sera. Certo. E alla prossima sette, tra i prossimi sette anni. Perfetto. Saremo tutti qua. Intanto i prossimi sette giorni. Che già qualcosa. Certo, poi vedremo, certo. Ecco. Ciao a tutti, ciao Massimo, ciao Priscilla, che non ti hanno lasciato parlare. Ciao Ugo e Luca. Ciao. Priscilla, ti ciao, lascio... ciao cari. Ciao. Lascio con Luca e poi la lasciamo andare a letto, Luca, che non so se vada a letto. E chiudiamo con Massimo Bonella, redazione catastrofica. Ciao Alfredo, ciao. Però non capisco sto fruscio da chi arriva. C'è Luca. Non lo so. E Luca, e chiudiamo con Massimo, che ci tornerà su con qualche bellissima notizia di qualche catastrofe in giro per il mondo. Come al solito. Luca non lo sento, penso che abbia fatto di niente. No, non era Luca. È fruscio. C'è Luca, basta un attimo. Ho problemi di collegamento. Sì, no, no. No, te ti sento. Mi fai allora, cara Fischi, dimmi Saiuz. No, mi abbassi un attimo il volume del microfono. Il mio? Sì, stacca un attimo il microfono. Ma con chi sta parlando? Siamo in diretta e Saiuz parla con chi? Non posso staccare il microfono. Va bene, dai, vai. Vabbè. Vai avanti. Io sono troppo forte. Mi allontano. Allora, Fischi, direi allora, chiudiamo con Massimo Bonella, tu l'hai conosciuto. Allora, caro Gian, prima che tu ecco qua sì, perché sentivo un po' di fruscio, pensavo di essere io, ma forse non sono io. Prima che giustamente dai spazio e voce a tutto il resto della ciurma, anche perché vedo che c'è Massimo, cioè che saluto, visto che lo sento da un po'. Dobbiamo diciamo che vi lascio solamente vado andando e vi lascio solamente con questa non notizia ma con questa pulce all'orecchio, diciamo così, ci saranno delle belle novità per Radio Saiuz a brevissimo. Gian, tu ancora non sai nulla e quindi tra poco verrai contattato dal presidente in persona per essere informato e ragguagliato su tali novità. Vabbè, mettiamo una porta. Mentre gli apro la porta che scende dalla limousine per entrare nel palazzo, e fai tu da tappeto rosso, chiaramente. Esatto, da austere, non lo vedo. Bene, io saluto Massimo, che vedo che si è appena collegato. Priscilla Marvel, complimenti ancora. Testa di caso, che non si vede, però vedo che scrive ogni tanto. Ci sono! Esatto, Saiuz, che rende possibile tutto ciò, e ovviamente, carissimo, te che questa sera insomma stai conducendo insieme a Priscilla questa bella puntata in cui insomma ci piace un pochino, no, fermarci, ragionare, unirci tutti e fare una bella chiacchierata. E mi ha fatto molto molto piacere sentirvi e sentirti, perché poi di fatti e te non ci sentiamo mai. alla fine neanche telefonicamente, proprio zero. E soprattutto ho conosciuto anche un po' meglio, diciamo così, se non si dice, ma anche Ugo Lombardi, che comunque fa delle belle trasmissioni, complimenti. Dai ragazzi, io vi lascio e vado a Nanna, che domani altra giornata di fuoco. Va bene, cari, un abbraccio. Ciao Luca. Ciao, buonanotte. Ciao. Dietro quel furgone dell'Heineken. ho comprato le azioni, quindi deve salire. Ciao. Ciao Luca, grazie, è stato un gran piacere come sempre. Quando vuoi siamo qua. Grazie ancora. Ciao. Ciao, buonanotte. Ciao Luca.
vecchio co-conduttore storico della, di Saius, di Radio Saius, Luca ci ha abbandonato, nel senso che sta andando a letto. Allora, ciao Luca. Bene, allora Priscilla, dicevo, adesso abbiamo l'ultimo quarto d'ora, 10 minuti da divertirci con Massimo Bonella. Io rido, ma non è per volerlo sminuire, altro. Anzi, mi dispiace che Alfredo ci ha lasciati, magari era anche lui stanco o un attimo stufo, anche perché è dall'inizio che è stato qui, gli abbiamo dedicato i primi 10 minuti, adesso chiudiamo con Massimo Bonella. The last but not the least, praticamente l'ultimo ma non l'ultimo, perché Massimo appunto è anche lui una delle colonne ormai di Saius come collaborazione per la testata giornalistica. Ora rido perché dicevo prima Massimo autoironicamente, no? Vediamo qualche bella notizia che ci darai come al solito di qualche catastrofe che succede in giro per il mondo per renderci la vita ancora più allegra di quel che è. Allora, ciao Massimo! Dopo tutto sta tappeti rossi, esatto, dopo tutta sta fanfara, la banda e tutto, Massimo Bonella ci ha lasciati, abbandonato. No, io alle 22:51 ti chiedo a te. Io alle 22:51. Quando hai finito, amo, mi dai la parola e poi ti spiego. Alle 22:51. Che tra poco saranno anche le 52. Faccio io una domanda a te. Chi è che parla di più, te o il sottoscritto? No, io, assolutamente io. Però sì, beh, perché stasera non sono in serata, sono nervoso, è una brutta giornata, mi devi perdonare. Si vede che sto reagendo così. Oppure mi mettevo in un cantuccio. Per me che invece è una buona, anzi, oserei dire di più, un'ottima giornata. No, è pessimo. Io ti sento in forma, hai tono, dinamismo, determinazione. Perché parlavano tanto male del grande e grosso Saius, ma neanche il grande e grosso Gianlucone non è da meno. Vero Saius? È una guerra. Ah sì, ma ti vedi ingrassato o sbaglio? No, non sbagli. Tutte e due, mi vedi ingrassato e non sbagli. Una e voce. Così, allora basta. Oh, è dalle 22:01 questa voce che mi martella e tutun 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 tutun. Finalmente ho detto, peccato che ogni tanto, proprio sporadicamente, ho detto, mo, una voce femminile, infatti un saluto particolare, non mi interrompere, un saluto particolare va a Priscilla. Grazie. Non c'è di che. Omaggi. Noi non ci siamo mai parlati, quindi faccio anche fatica ad intervenire, perché comunque mi è difficile, nel senso che non ci siamo mai parlati, oggettivamente sono quella che è in trasmissione da meno tempo, quindi io vi lascio volentieri la parola e comunque vi sto ascoltando molto volentieri nelle vostre conversazioni. Guarda Priscilla, ti faccio una promessa, no? Prossima volta che intervisto Rosario, il nostro patron, diciamo, di RST, Radio Saius TV, dunque la facciamo in video, cioè nel senso che va nelle televisioni terrestri, e allora prossima volta la farei tu, perché già una volta il microfono l'ho dato a Luca, no? Ha fatto un ottimo lavoro, veramente, non c'è che dire. E adesso tocca a te, la prossima volta, ecco, e con piacere che almeno, insomma, la voce femminile, caspita. Hai dalle 22 con sto Gianluca, ma poi Massimo lo lascio più ultimo perché parla più di me, ma mi sa che è un po' l'incontrario qui, eh? È una guerra tra titani. e poi Gianluca, vedi, e tu vuoi quell'ombrello famoso che ho ancora in macchina da quel dì, no? Intatto, perché per fortuna non mi è mai servito. Ma se mi tieni per ultimo così, c'è Alfredo, che poi qui sono anche Alfredo, quell'ombrello lo vedrai tra altri, come diceva prima, no? Il nostro amico collega, come si chiama, Alfredo, lo rivedrai tra altri 7 anni. Esatto, e non l'ombrello fisico, ma il gesto dell'ombrello lo rivedrò tra 7 anni. Soprattutto. Dimmi, sono a disposizione, qualsiasi domanda. Che qualsiasi. No, era solo per festeggiare insieme a noi questi 7 anni dei due compari, e naturalmente con coloro che fanno anche parte del network in collaborazione o con trasmissioni, e tu
fai parte ormai annoverato. Mi fa piacere che appunto questa mia nostra conoscenza poi l'abbia condivisa con Saius ed è nata questa vostra collaborazione che mi lusinga, ovviamente mi fa piacere, dove tu sei colonna portante, perché è proprio una redazione giornalistica a tutti gli effetti, no? Ufficiale. Sì, siamo Massimo, ti avevi lanciato la palla, però non importa. No, sì, che... mi sentite? Sì, sì, vai Massimo. Sì, sì. Ah, perfetto. Okay. Sì, allora guarda, io ti dico in breve, no? Come dire, sono ritornato a Treviso, mi spiego meglio. Negli anni 90 ero partito con una radio di Treviso che si chiamava prima Radio Treviso 103, poi Amica Radio Treviso, che trasmetteva da paese, parlo di una emittente radiofonica terrestre in FM stereo, modulava sulle frequenze, dunque vediamo se mi ricordo bene, beh, non è che poi sia passato proprio tanto tempo, dunque 96,7 per il Veneto centrale e in isofrequenza sui 106,8 dove adesso ci sono altre emittenti, che praticamente con una frequenza faceva il Friuli Venezia Giulia e l'Istria, si ascoltava molto bene nel Quarnero, e dall'altra parte il Veneto occidentale, praticamente la sentivi già a Soave, ecco, venendo giù da Milano, quando arrivavi all'altezza di Soave già si sentiva, e dalla parte invece venendo su da Bologna, cioè in A13, già all'altezza di Ferrara la iniziavi a sentire. Insomma, era un bel bacino d'utenza, una radio molto... io ho iniziato da lì, poi di che sono passato in televisione, finché sono ritornato adesso qui a Radio Science di nuovo a Treviso, però con una radio online, a differenza di prima che eravamo in FM stereo, insomma, ecco, questa è stata un po', diciamo, la cosa. No, come redazione la linea editoriale è molto semplice, è quella, parlo di Pianeta Oggi TV, ma adesso vengo anche al discorso Science, è quella di dare spazio a tutte quelle persone che amano innanzitutto la vita, che amano il pianeta, che non lo distruggono, come vediamo invece qua le cose non vanno per niente bene, che interessa a loro tutelarlo, metterci anche la faccia per additare i responsabili di questo scempio, perché come vediamo questo uomo, se tu provi a pensare a un extraterrestre che scende qua nel nostro pianeta, accende un primo TG, vede da una parte del mondo bambini che muoiono di fame, dall'altra parte vedono bambini che sono praticamente ridotti ai minimi termini per i bombardamenti urani impoverito, e lì l'Iraq insegna, l'ex Jugoslavia insegna, eccetera, no? E qui farei un link ai nostri colleghi giornalisti della stampa nazionale, che in quante edizioni dei telegiornali all'epoca ci dicevano questa frase: dobbiamo, sì, in questo attacco, cioè preveniamo, no? Questi terroristi andando a fare degli attacchi cioè preventivi, no? Quindi andiamo a bombardare tutto quanto onde evitare che si scatenino poi eventuali pericoli per i nostri paesi. Allora da lì succedeva quello che avete visto, sono morti anche molti innocenti, bambini, eccetera. Quindi praticamente con questa cosa qua loro poi dicevano, giustificavano questa guerra, diciamo, degli USA contro questi paesi, dicendo anche che in Iraq esportiamo la democrazia. Allora questi signori, ok, gli farei questa domanda molto semplice, mai davanti a un caffè, così proprio tranquillamente: ma scusate un attimo, adesso la situazione in Iraq, tanto per fare un esempio, prendiamo l'Iraq, che tanto l'ho decantato, portiamo la democrazia, esportiamo la democrazia in Iraq, e sono morti anche dei nostri italiani, dei soldati italiani, tanto ricordiamo Nassiriya, per esempio, eccetera. Allora gli direi: scusate un attimo, è meglio adesso la situazione o com'era prima? Cosa si è esportato? Cosa si è migliorato adesso? Mi sa che lì è un disastro, per non parlare poi della Libia e di altre situazioni. Quindi ecco, già da qui si capisce che di bugie a mezzo stampa nazionale ne vengono dette, e parecchie anche. Quindi cosa potrei dire agli ascoltatori? È difficile perché l'ascoltatore non ha il tempo di andare su internet e selezionare quelle che sono le testate
o comunque fonti di informazioni serie, attendibili, dettagliate, perché come fa? Una giornata di lavoro, stanco, uno è stanco morto, deve poi fare anche le spese della sera, prepararsi la cena, cioè, cosa fa? Si siede in poltrona, il primo TG lo mette quello, insomma, e da lì ecco che praticamente l'informazione viaggia, l'informazione, cioè le mezze verità che sono peggio delle bugie, vanno alla grande. Tutte queste persone si cucano, si mangiano tutte queste informazioni qui, che poi nei posti di lavoro, al bar o per strada, senti queste persone che ripetono le stesse cose che hanno detto questi giornalisti dei media nazionali, della carta stampata nazionale, che ti dicono bisogna intervenire, è giusto intervenire in Iraq perché si esporta la democrazia in quei paesi. Però se andiamo a vedere i risultati, quei paesi sono peggio di prima, ma nettamente peggio di prima, ok? Ecco, quindi qua è il punto. Quindi la nostra testata, venetaoggi.tv.net, cerca di raccogliere tutte quelle persone che lavorano a favore della vita, per la difesa della vita del pianeta, tutte le associazioni, ad esempio, giornalisti freelance, comitati, cittadini, ecco, cioè parlare di quello, di come si fa fatica a arrivare a fine mese, ad esempio, parlare di ambiente, come per esempio possiamo fare un esempio rapidissimo, c'è un centro commerciale ogni chilometro nella zona, ad esempio, di Mestre, e questo cosa vuol dire? Cementificazione, vuol dire impermeabilizzare il terreno, la superficie, sempre di più, quindi cambiamento anche del microclima, e su questo ve lo dimostro dopo, e da lì allagamenti, danni nelle case, gente che rischia di annegare, perché è successo, insomma. Nel 99, nella primavera 99, ad esempio, c'è stata una tromba d'aria all'interno del centro commerciale Valle Center di Marconne, e le persone che viaggiavano con la propria automobile cioè in via Altinia, che è tangente a questo centro commerciale, vedevano un po' di polvere all'interno che si alzava, ma niente di più, nessuno pensava che fosse una tromba d'aria. E quel pomeriggio, di quella mattina lì, c'erano anche i miei genitori dentro al Valle Center, e quando sono usciti hanno trovato macchine semidistrutte, un camper rovesciato, poi tutte le vetrine, cioè le porte di entrata al centro commerciale sfondate, le sedie che partivano e andavano a finire in fondo nei corridoi in fondo, nei saloni in fondo, all'interno dello stesso centro commerciale. Panico fra le persone. Questo succede. Questo vuol dire appunto il cambiamento del microclima, e può essere fatale, può essere molto pericoloso. Si possono creare queste situazioni. Ecco, quindi noi tutto questo lo denunciamo, stiamo descrivendo il pianeta di oggi. Dicevo prima, un extraterrestre viene giù, vede questa situazione, tu dici, ma qua che cosa sta succedendo? Sta umanità si vuole bene o si vuole male? Si vuole male, insomma. Quindi la nostra telecamera, visto che appunto poi siamo anche in televisione, non fa altro che far questo lavoro, cioè zoomare dall'alto in varie zone del pianeta e descrivere quello che sta succedendo, dando appunto, come ripeto, la parola agli esperti, ai relatori nelle conferenze, a coloro che non prendono una lira e fanno tutto di volontariato. Noi freelancer, per esempio, ci spendiamo per fare un'informazione, diciamo così, a servizio pubblico, cioè un'informazione per la collettività, cioè lo facciamo gratuito, ma ci spendiamo, perché dobbiamo, se tu pensi, Gianluca, dobbiamo rinnovare il tesserino dell'Ordine dei giornalisti, e sono anche quelli i soldi, dobbiamo fare i corsi di formazione, e sono soldi, tempo che perdiamo per fare i spostamenti, prendere giorni di ferie per andare a questi corsi. E ti dirò, uno che lavora, che parte la mattina alle 6, torna la sera alle 18, e parte al buio e torna la sera col buio, e poi fa un lavoro di redazione di questo genere, ora, non per niente, ma questi sono i fatti, cioè non è che sia facile, e quindi la gente dovrebbe, ecco, cercare di fare una selezione di tutti i canali che ci sono, questo vale anche per il digitale terrestre, e cercare di vedere di se anche arrivare a 2-3 canali soli, ma tenerli, non dire ma a sto punto spengo la televisione o spengo la radio, magari
due canali, ma che siano tenuti in considerazione il meno peggio, per, anche per sapere cosa succede al mondo. Io capisco, ripeto e concludo, che è difficile entrare su internet e andare a intercettare quelle che sono le testate che ti danno la vera informazione. Capisco, però questo è il periodo in cui viviamo. Noi nel nostro piccolo cerchiamo, ecco, di fare questo, di dare un'informazione più possibile pulita, corretta, mettendoci tutto il nostro tempo possibile, e ti dirò, a volte nemmeno andiamo in ferie, perché i giorni di ferie le teniamo per potenziare i nostri piccoli mezzi di informazione, di studiare nuovi progetti, per poi studiare anche il modo per farli partire, e programmare tutta una serie di trasmissioni, eccetera, eccetera. Ecco perché mai come in questo periodo c'è bisogno di una informazione alternativa, corretta. Ecco, io vi posso fare ad esempio alcuni nomi, tipo, non so, per quanto riguarda la legalità c'è antimafia2000.com, per quanto riguarda l'informazione più generalista, questa Pianeta Oggi TV abbinata a Radio Science, poi ci sono anche altre associazioni che hanno dei siti dove parlano appunto con questo filone, no, informativo, che cercano di far emergere i problemi della gente, i problemi del pianeta, eccetera. Da qui, per esempio, saluto un'associazione che con noi collabora tantissimo, anzi si può dire che certi progetti sono nati proprio grazie all'esistenza di questa associazione, che è il Sicomoro di Pordenone. Il sicomoro.com è il sito internet, ecco, quindi queste persone organizzano dei convegni, noi come televisioni sia terrestri sia radio online andiamo lì nei convegni per intervistare questi relatori che parlano di vita, parlano di tutela dei territori, insomma parlano di tutela del pianeta. Questo è quello che a noi ci interessa portare avanti. Beh, vedi, non mi sono mai intromesso e sono le 23 e 5 minuti primi, quindi devo dire che, caro Massimo, 10 minuti abbondanti di monologo, quasi quasi mi batti, Te l'ho detto. No, tu hai fatto 3 quarti d'ora, che è ben diverso. Non di monologo. Di monologo, 3 quarti d'ora di monologo. Io ho fatto 10 minuti, ma dovevo spiegare queste cose. E quindi così, 23 e 6 minuti primi, dai, siamo giunti al termine di questa trasmissione, puntata dedicata all'anniversario, il compleanno dei 7 anni dalla prima andata in onda, quel lontano gennaio del 2011 dei Due Compari più Uno, e ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito in questa puntata. Ricordiamo, Priscilla, l'ospite o gli ospiti che ci arriveranno la settimana prossima, giusto per preannunciarli. Che chi sono o chi è? Scusami un attimo, prima di passare all'ospite della puntata prossima, Gianluca, io direi di sentire la voce di Testa di Caso. Beh, visto che Luca dice che non si può sentire, non si sente, non si vede, Vediamo se c'è. Toc toc, ma Testa di Caso. Però si può sentire, dai. Ma buonasera. Buonasera, Testa di Caso. Che una volta Testa di Caso è intervenuto in trasmissione rischiando l'incidente diplomatico. Ma quello è solo sempre colpa di Sayuz. Questo è vero, perché vi siete autostimolati alla polemica gratuita. Quindi... Ma il bello è quello, cioè con Sayuz è una pacchia. Con Sayuz è veramente una pacchia, cioè gli dai... Lo accendi un attimo e parte. E Testa di Caso, dobbiamo dire che è sulla falsa riga di Saius in versione giovanile. E beh, ovviamente. Allora, caro Ugo, grazie invece per il tuo prezioso aiuto alla regia con Saius, dietro le quinte, a coadiuvare le varie cose, ad aiutare, insomma, tutto quello che è anche l'andata in onda. È importante anche chi sta dietro. Si fa quel che si può. Ecco, grazie. La modestia. Ma tanto mi bacchetta Saius, io devo seguire, imparare, e quando sgarro, che capita abbastanza spesso, sono giù stangate. E Saius non è che scherzi più di tanto, è padre e padrone, lo sappiamo. Mi fa baciare l'anello, Sì, quella c'era l'H sopra, appena usata. Tanto caldo. Va bene, caro Ugo, allora chiudiamo, dai, qua stasera, che sono le 23 e 8 minuti primi, quindi abbiamo sforato anche stavolta, come ogni tanto capita.
in quell'orario di chiusura ipotetico, perché ricordiamo i due compari va in onda tutti i lunedì sera in diretta qui su Radio Sirius dalle ore 22 alle 10 di sera italiane, con un'oretta all'incirca, poco più, poco meno, fino alle 11. Io, Gianluca, che vi sta parlando, Priscilla, che appunto avete appena sentito, e il grande Sirius, che in questo momento è da un pezzo, che è dietro la coltre di fumo, dietro la regia, il vetro scuro che si è eclissato, e con testa di caso alla, diciamo, l'aiuto regia, vi aspettiamo lunedì sera per quanto riguarda appunto i due compari, e poi gli altri giorni Sirius ha sempre le trasmissioni anche in diretta web ogni giorno dal lunedì. Gianluca, sì. Gianluca, fammi però salutare una persona, perché dunque io saluto in generale tutti quanti, ovviamente si parte della regia centrale di Rosario Moreno, saluto te dopo tanto, e ogni tanto ci si incontra in trasmissione, eh? Sì, sono qua. Poi un saluto particolare a questa voce che ha allietato veramente questa trasmissione, che è Priscilla. Cosa ti ho detto, Priscilla? Il potere della donna, della... Ma certo, perché, scusa Gianluca, è vero, hai detto una cosa giusta, cioè la donna è al centro dell'universo, ma cosa fare? Oh, quello che va bene. Mi va bene, dai, si è salvato in corno. Caro Massimo, dovresti venire in trasmissione da noi molto più spesso. Caro Massimo, io ti propongo una conduzione dei tuoi compari quando non sono io, con Priscilla, così te la godi di più. Se ne può parlare, vedi? Esatto, dai, vedi, Priscilla, organizzeremo, che lo... vedi Priscilla, che te l'ho sempre detto. Vabbè, un'ultima notizia che è arrivata adesso, vedo il lancio per non è catastrofica. No, perché prima mi hai fatto ridere, che ho dovuto stringere i denti per non mettermi a ridere, perché hai detto, ecco arriva Massimo Nella con tutte le catastrofi, cioè mi dipingi in una maniera proprio veramente. Non è vero, tanto ricordiamo Massimo Bonella con pianetaoggitv.it, andate a vedere il sito e la sua pagina, vabbè, sono tutti terremoti. Sì, che poi ha sbagliato, è .net. Punto net, scusa, la dicevo giusta una volta, però vedrete, insomma, vari sisma, varie cose che succedono. No, per carità, guarda, adesso sono un po' passati, speriamo che non ci siano più delle repliche, anche se comunque lì è una zona molto delicata, hanno detto anche non escludono altri terremoti anche di forte intensità. Comunque è stato assolto Marino, la procura ricorre all'appello, la procura di Roma ha presentato un appello contro la sentenza di assoluzione dell'ex sindaco di Roma Marino per la vicenda del pagamento di cene con la carta di credito assegnatagli per motivi istituzionali, eccetera eccetera. Alle 22:12 vi do la buonanotte, ma una buonanotte particolare a Priscilla, che ha allietato questa trasmissione. A te Luca, ci vedremo, perché ti darò questo appello. Esatto, in bene, qualche modo lo restituiremo. Ciao, vai, a tutti. Bene, bene cari amici, allora chiudiamo questa bellissima trasmissione, perché vi sono veramente divertito, ma mi è piaciuto perché finalmente stavamo tutti insieme. Amici. Esatto, ritrovi un po' i vecchi amici, no? Vecchi amici, anche. Stavamo tutti insieme, mi hai fatto venire in mente tante cose, no? Quando siamo partiti in sordina, insomma, sperimentando le nostre trasmissioni, Gianluca. Quindi, quando mi usciva il fumo dalla testa, insomma, cose del genere. Benissimo, io ringrazio tutti quanti i nostri amici, insomma, del network, ringrazio chi ci ha ascoltato, chi ci ha avuto la bontà di seguirci fino adesso. E come dico sempre, ringrazio il condominio di Radio Sirius. Esatto, che mi piace. E dandovi appuntamento domani alle ore 19 con Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, e alle ore 22 con Don Chisciotte e Mulini a Vento. Mi raccomando, non mancate. Gianluca, ti ripasso la palla. Un bacio a Priscilla, non a te, Gianluca. Sì. Scusate, posso fare l'usciere del condominio? Certo. Perché si esce, per questo vuol farlo uscire. Vai Gianluca. Fai l'usciere, Ugo, facci uscire. Io ero il lavavetri, comunque. Questo secondo me mi piace. Vabbè, sono le 23:13.
ci congediamo da voi. Dicevo, Priscilla, allora l'ospite della prossima puntata, lunedì prossimo 6 febbraio 2017 alle ore 22 qui su radioscience.it, quale sarà? Lo sappiamo già, certo che lo sappiamo. Certo che lo sappiamo, è Ottavia Brown, una bravissima cantautrice, e le sue canzoni tra l'altro sono veramente molto belle. A me piace perché ho avuto modo di ascoltarla diverso tempo fa, ho avuto modo, diciamo, di ascoltare il suo disco, e è una cantautrice che ci farà immergere in un'atmosfera molto anni 50, quindi ne vedremo e ne sentiremo delle belle, questo posso anticiparlo. Molto spero bene. Gianluca, certo. Come ogni puntata sarà da scoprire insieme con la chiacchierata che faremo con lei, e mi auguro anche di poter ascoltare qualche brano nei limiti, diciamo così. Esatto, sicuramente riusciremo ad ascoltare anche qualcosina, almeno speriamo. Esatto. Per i soliti problemi che sono. Lo scoprirete la prossima puntata stando con noi, quindi a lunedì prossimo, il 6 febbraio del 2017, qui sulla Costanza. Cari amici, un saluto dal vostro Gianluca, Priscilla che ci ha appena appunto parlato, Massimo Bonella con la redazione, che è rimasto qui con noi fino all'ultimo, e Scalde Sarius, a cui lascio la parola, con testa di caso. Una buona notte a tutti e grazie ancora per, naturalmente, chi ci sta seguendo da diverso tempo, per i 7 anni assieme, e auguroni a tutti di nuovo per tante belle cose, almeno voi vi auguro di trovarne. Ciao a tutti, buonanotte, ciao! Buonanotte! Ciao a tutti! Ladies and gentlemen! Sehr geehrte Damen und Herren! Signorasi, signores! Signore e signori, buonasera! Buonasera a tutti, carissimi amici web radio ascoltatori e web tv spettatori di Radio Science. Siete pronti? Bene! E allora, mettetevi lì, pur comodi, perché sta per iniziare una nuova puntata de... I due compari più uno, la storica trasmissione in diretta web dei lunedì sera di radioscience.it, giunta alla sua 7ª edizione. Come sempre, dalle ore 22 circa, dalle 10 di sera, dunque orario italiano naturalmente, il vostro Gianluca che vi sta parlando, Priscilla, il grande Saiuz in persona, ed il nostro testa di caso, Ugo, in aiuto e pure di supporto anche alla regia di Saiuz, vi terranno compagnia per una buona oretta all'incirca, quindi fino alle ore 23, anche con i loro ospiti, che magari di volta in volta saranno presenti qui in diretta in trasmissione con noi. Vi ricordiamo inoltre che tutti i nostri programmi di Radio Science sono sempre a vostra disposizione e li potrete come al solito riascoltare e rivedere in podcast sul canale YouTube di Radio Science, nelle nostre varie pagine qui nel web, in particolare nel sito di Radio Science e sulla pagina Facebook e quant'altro. E nella fattispecie poi i due compari più uno vanno anche in replica qui su Radio Science tutti i giovedì pomeriggio. Ah, e per quanto riguarda i nostri contatti invece, con la possibilità magari di scriverci, nonché di intervenire pure qui in diretta con i nostri ospiti presenti insieme a noi, o addirittura, perché no, per venire pure voi stessi come ospiti in una nostra puntata, li trovate, indovinate un po' dove? Ma sì, su www.radioscience.it! E allora, carissimi amici web, finalmente si parte, che la diretta del lunedì sera di radioscience.it ora abbia inizio con i due compari più uno. Via!